Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Zach e oggi ragazzi faremo la storia la vacanza. Quindi oggi ragazzi porteremo i nostri personaggini non proprio in vacanza, in un acquapark. La vacanza ragazzi la faremo in un altro video. Oggi ragazzi li porteremo all'acquapark. Partiranno adesso. E l'acquapark è esattamente qua. Eccolo qua. Eccolo qui. Mi sono accorto, raga, che mi stanno mancando un botto di cose. Mi manca la stazione, mi manca lo stadio, mi manca quello, quell'altro. Mi mancano tantissime, proprio tantissimissime cose. C'è un botto, un botto, un botto. Allora, gli direi ragazzi che possiamo subito cominciare. E niente, prepariamo la borsa del mare della mamma. E niente, io intanto vi lascio alla storia. E prima, se volete altri video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e lasciando un bellissimo like per altri video del genere. E niente, allora dai, su. Che adesso comincia la storia. Buongiorno. Allora, dobbiamo immediatamente prepararci. Sono le 5 del mattino che dobbiamo preparare per andare al Luna Park. Allora, intanto ci vestiamo. Allora. Ci vestiamo direttamente in costume. Sì, dai, tutti direttamente in costume. Vai. Perfetto, io sono già pronta. Adesso la borsa del mare e fra un pochettino sveglierò tutti. La borsa del... Ah, è vero, la borsa del mare ce l'avevo già pronta. Perfetto. Poi prendiamo pure questa borsa e io direi che può bastare. Cioè che prendiamo solo queste cose. La borsa del mare invece qua dentro metteremo tutte le cose tecnologiche, quindi i telefoni e così via. Ok, prepariamo le cose. Allora, le cose le mettiamo, non lo so dove le mettiamo. Tanto prendiamole e le mettiamo all'entrata. Sì, dai, le mettiamo tutte dentro l'ascensore. Allora, vada per l'ascensore e adesso andiamo a svegliare mio marito. Tesoro, buongiorno, amore, buongiorno. Dai, ci dobbiamo preparare per andare al mare. Sì, al mare, all'acquapark. Sì. Allora, andiamo direttamente in costume, ok? Ah, ok, perfetto. Quindi siamo già pronti. Dobbiamo preparare le borse. Non ti preoccupare, le ho già preparate io. Manca soltanto quella lì dove ci mettiamo tutte le cose tecnologiche. E poi insieme a quelle lì tecnologiche però ci portiamo pure il cambio. Quindi io mi porterò, non lo so, cosa mi posso portare. Siccome fa caldo mi porterò questo vestito. Sì, ok, i miei occhiali da sole. Cioè adesso ci organizziamo, ok? Ok, allora il tuo cambio mettilo qua sopra. Io metterò questa cosa leggera. Perfetto, adesso andiamo a svegliare i bimbi. Allora, loro due stanno dormendo già con il costume, quindi li svegliamo dopo. Svegliamo loro due. Tesori. Tesori, svegliatevi, dai. Buongiorno. Buongiorno. Svegliatevi perché dobbiamo andare all'acquapark, dai. Ok, papà. E andiamo direttamente con il costume. Sì, però ci portiamo per il cambio, ovviamente. Ok. Dai, svegliati, Iris. Andrea, intanto tu metti il costume, non ti guardiamo. Ok, prendi pure il cambio, ovviamente. Sì, papà, non ti preoccupare, il cambio l'ho pure preso. Appoggiate i vostri cambi sul letto. Sì. Iris, amore, dai, svegliati. Buongiorno, buongiorno. Oggi dobbiamo andare all'acquapark. Sì, tesoro, oggi arriva il giorno.
io mi metterò questo come cambio. Ok, mettiamo un altro letto. Perfetto. Adesso sveglio i bambini. Tesori, amore, amore di mamma, dai, svegliati. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Allora, portiamoci il cambio. Uno. E mettiamo un altro cambio. E siamo a due. Perfetto, tesoro. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Dai, siete tutti pronti, incostumati? Sì, mamma. Sì, siamo prontissimi. Ma che ore sono adesso? Sono le 5 e mezza. Quindi noi dobbiamo arrivare lì alle 7. In pratica, poi no, dobbiamo arrivare lì alle 6 meno. No, alle 7 meno 10. Cioè alle 6 e 50. Perché alle 7. Alle 7 meno 10 dobbiamo arrivare, cioè alle 6 e 50. Perché poi, bambini, alle 7 apre l'acqua park. Mamma, ma ci staremo il giorno intero? Sì, tesori. Evviva, sì! Perfetto, perfetto. Allora, andiamo. Io intanto preparo la borsa, ok? Preparo la borsa dei vestiti con tutte le cose, va bene? Anzi, ognuno si porta il suo zaino. Ah, ognuno il suo zaino? Sì, tesori. Quindi prendete un zainetto. Preso. Mamma, non so se io ce l'ho lo zaino. Ah, forse è nella cabina lì, nel seminterrato. Cioè, nella soffitta, ecco. Sì, sicuro, adesso lo vado a prendere con l'ascensore. Ah, pure a qualcun altro manca lo zaino. Mamma, controllo nei vostri sacchetti. Cassetti, volevo dire. Allora, a mamma sì, manca lo zaino. A papà non lo so, penso di no. Però c'è questo. Quindi a papà non gli manca, perfetto. Ok. Allora, mamma e ai piccoli manca e a me, quindi tre zaini. Andiamo. No, quattro zaini. Perfetto, ho preso quattro zaini. Uno, due, tre e quattro. Li lascio qui all'entrata e chiamo mamma. Mamma, dimmi tesoro, ho preso quattro zaini. Ok, va benissimo. Anzi, bastano e avanzano perché tuo fratello ce l'ha già, tuo padre pure. Mancavano i quattro. E i bambini mica devono mettere chissà che cosa nello zainetto. Quindi sono bastati tre. Ok, quindi uno ne avanza. Sì. Allora tesoro, portiamo quello lì del tuo fratellino, ok? Chloe? Sì. Perfetto. Francesco, vieni, dobbiamo prendere lo zainetto tuo, sì. Ok. Allora, lo zainetto tuo è questo, il mio invece è questo. Questo qui è di nostra sorella, questo qui è di mamma. Quindi questo mio lo vado a posare. Allora posiamo il mio zainetto. Perfetto. Allora, mamma e papà, abbiamo tutti gli zainetti, ok? Sì, perfetto, tesoro. Adesso prepariamo tutte le cose, ok? Ok. Intanto mettetevi tutte le cose. Poi sotto prendiamo le borracce a tutti. Ok, tesori? Ok, mamma. Io intanto metto tutte le mie cose. Sì, tesoro. Allora. Mamma, ma dove sono i nostri telefoni? Tesori, io non lo so. Cioè, che posso sapere dove sono i vostri telefoni? Mamma, dove sono i nostri telefoni? No, non lo so, tesori. Male che vada, vi fate prestare i vostri fratellini, perché io e papà in camera non abbiamo telefoni. Forse li avremmo posati. Dove avete messo i nostri telefoni, mamma e papà? Forse qua dentro, dentro la borsa del mare. Sì, sicuro, dai. Speriamo.
Non ci sono. Come non ci sono, mamma? No, mamma. Ma dove sono? Abbiamo perso i telefoni. Come? Vabbè, una giornata senza telefoni, non importa. Mamma, è possibile vivere senza telefono? Cominciamo. Possibile vivere senza il telefono? Cioè, per favore, non fatemi ridere. Cioè, per favore. Comunque. Allora, tesori, dai. Che. Vabbè, non importa che non abbiamo il telefono, ok? Sì, proprio, non importa. Come facciamo senza i telefoni, mamma? Non lo so, qualche modo troviamo. Ma forse. Mamma, non ci sono manco quelli tuoi e di papà. Dove sono tutti i telefoni, mamma e papà? Ma che cosa sta succedendo? Stanno parlando di telefoni, non è che li hanno persi. Ma. Ci sono soltanto quelli lì dei bambini. Ma dove cavolo abbiamo messo tutti i telefoni? Non lo so, forse è stato un ladro e li ha presi? Forse sì. Che è successo, mamma? Non troviamo i nostri telefoni. Invece quello lì di vostra sorella e il tuo ci sono. Ah. E dove li avete messi? Non lo sappiamo. Dentro le valigie avete controllato? Sì, non ci sono. Oh no, e dove li avrete mai messi? Non ci sono. Non c'è nemmeno la borsa. Ci hanno derubati? Sì, infatti. Oppure ce l'avrà qualche nostro familiare. Adesso chiamiamo quelli vostri. Chiamiamoli. Pronto? Ciao, senti. Avete la mia borsa per caso? Perché là dentro c'erano tutti i telefoni. No, ok. Ciao. 50 chiamate dopo. No, ciao. Ci hanno derubati. Cosa? Vabbè, tesori, prima di partire ne andremo a comprare di nuovi, ok? Ok. Dobbiamo pure passare a comprare la borsa. Ok, mamma. Allora, amore, intanto prepariamoci, ok? Sì, perfetto. Allora, tesoro, tu intanto metti i vestitini tui di tua sorella. Perfetto. Mettete i vostri telefoni, perché siccome non abbiamo telefoni ancora, cioè, poi rischiamo che ce ne andiamo senza telefoni. Ricordatevi che vi deve entrare la borraccia pure. Ricordatevelo, per favore. Io mi metto pure il mio cappellino. Sì, fai benissimo. Ok, allora, altri due posti ci devono entrare perché ci deve entrare la borraccia, come vi ho detto. Cioè, ma come abbiamo fatto? Ma dove ho dimenticato quella borsa? Forse quando eravamo andati, non lo so. Ah, sì, mi ricordo, lo sai dove l'ha dimenticata? Dove? L'abbiamo dimenticata in quel ristorante di lusso. Ah, sì. Quello lì di nostro familiare. Sì, mi ricordo. Aspetta, chiamiamo e chiediamo chi c'è. Trin, trin. Senti, avete trovato per caso una borsa? No, ok. Ciao, 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 grazie. Manco c'era. Non c'era la borsa. Vabbè, allora l'avranno rubata. Infatti, vabbè. Comunque, sorella, scendi per favore. Ma come abbiamo fatto? Cioè, ma per favore. Siamo degli stupidini. Guarda, siamo degli stupidi. Mannaggia, vabbè. Allora, mamma, il tuo è questo. Te lo metto qua. Sì, tesoro, grazie. Io intanto mi metto le mie cose. Allora, mamma, prendiamo e mettiamo questo. Perfetto, ricordatevi le borracce, perché se no rimaniamo senza acqua, io ve lo sto dicendo. Poi vediamo quello che fate. Sì, mamma, non ti preoccupare, ce le ricordiamo.
Fate bene a ricordarvele, perché io poi lì non spendo soldi a manetta per stupidaggini, per dell'acqua, quando l'acqua ce l'abbiamo a casa. Quindi scendete sotto, così prendete l'acqua e possiamo andare, ok? Anzi, prima dobbiamo comprare i telefoni e la borsa. Mamma, la borsa la possiamo passare a prendere un altro giorno? Sì, dire di sì perché sono già le 6 e sta cominciando ad alzarsi il sole, ma pochino, poco poco. Cioè, si sta cominciando ad alzare, guardate, un pochettino di luce è comparsa. Sì, è vero, è vero, c'è un pochettino di luce perché infatti sono le 6, quindi adesso dobbiamo correre e andare. Allora, dai, vai. Allora, tesori, scendiamo tutti sotto. Non abbiamo dimenticato niente, giusto? Giustissimo. Allora, prendo i miei occhiali da sole. I miei occhiali da sole. Io qua dentro metto questo. Perfetto, possiamo scendere sotto. Ok, vai, scendiamo sotto. Andiamo tutti insieme. Vai. Ok, andiamo sotto. Dobbiamo pure portare queste borse. Ricordatevi, eh. Sì, mamma, non ti preoccupare. Perfetto, siamo arrivati sotto. Sì. Oddio. Dai tesori, io intanto metto i miei occhiali da sole qua dentro e prendo pure la borsa del mare. Allora, chi può prendere questa borsa? Tesoro, la prendo io, perfetto. Perché là dentro metteremo tutte le cose tecnologiche. C'è là dentro uno spazietto in più, in pratica. Allora, dai. Ah, questa borsa è una borsa frigo. Una borsa frigo. Sì, tesori, una borsa frigo. Ah, ok. Possiamo mettere pure la sedia dentro la borsa frigo. Mamma, vabbè, chi se ne frega. A parte che non ci entra manco, quindi. Vabbè, adesso ci decoriamo. Intanto questa qui sarà la nostra borsa frigo. Infatti adesso metteremo tutte le borracce dentro. Mamma, quindi lo zaino non serve in pratica quasi a niente. Circa. Però vabbè. Così si mantengono fredde, cioè, perché con tutto sto caldo, 40 gradi, 50 gradi, si muore. Cioè, e poi boom. Allora, che ne dite? Portiamo pure la frutta? Ci entra il cestino? No. Vabbè, mamma, se ci abbiamo fame, compriamo qualche cosa, va bene, questa cosa ve la compro. Vai. Ok, possiamo andare a prendere gli zaini. Tesoro, ti entra la sedia chiusa? No. A te? Non entra nessuno. No, mamma. Mannaggia, vabbè. La portiamo a mano. Chi può portare? Mamma, non ti preoccupare, la porto io. Perfetto. Possiamo andare. Andando al centro commerciale. Perfetto, siamo arrivati. Allora, va solo papà, ok? Ok, mamma. Quindi tesoro, lascia tutte le cose che e vai solo. Buongiorno, buongiorno. Avete iPhone? Ci dispiace, ve l'avevamo venduti la scorsa volta, non ne abbiamo più. È vero. Allora, va bene, grazie mille. Salve, salve. Abbiamo lasciato la borsa in giro. C'è ancora? Veramente? Sì, da qualche parte. Dobbiamo ritrovarla. Perché non abbiamo più il telefono, se no. Cosa? Là dentro ci sono ancora i telefoni, quindi. Sì, adesso ricordo. L'abbiamo lasciata nel vialetto. Corriamo, corriamo. Bambini, voi intanto cominciate ad andare a Luna Park, non lo so. Ma come andiamo a Luna Park? Vabbè, inseguiteci. Sì. Andiamo, dobbiamo correre.
entra solo vostro padre di nuovo, ok? Solo lasciaci le cose, sì, non ti preoccupare. Salve, salve, volete prenotare un tavolo? Ah, io vi ricordo, eravate venuti l'altra volta. Sì, giustissimo. Guardi, abbiamo dimenticato una borsa. Possiamo vedere se c'è ancora, sì. Dove eravate seduti? Nel tavolo vista mare. Ah, ok, perfetto, perfetto. Forse ci dovrebbe essere, non lo sappiamo, perché ci ricordiamo che vostra moglie aveva una borsa. Non sappiamo se poi l'hanno presa, se poi l'avete presa o meno. No, non lo sappiamo proprio. È questa qui per caso? Sì, grazie mille, è questa. Perfetto, signore. Sono molto felice di avervi aiutato. Ma un quadro, come? Segreti per aprire questo. Va bene, grazie mille, prego. L'hai trovata? Sì, era qua. Mizzica. Allora, mettete tutti i telefoni nelle vostre varie borse. Il mio telefono, finalmente. Datemi immediatamente il mio telefono, mamma. Eccolo, tesoro, calmati. Oh, il mio amatissimo telefono, perfetto. Qui che cosa c'è? Tesori, ho i vostri ciucci. Sì, ciucci. Metteteveli dentro il vostro zainetto. Che ve li metto qui. Perfetto. Qui invece c'è il mio portafoglio. Grazie mille per averci aiutati. Si figuri, signora. Il mio telefono. E qui il telefono di vostro padre. Perfetto, possiamo andare. Tesoro, ti entra, sì, non ti preoccupare, me la metto da me. Perfetto, abbiamo risolto, dai, che adesso possiamo andare finalmente al mare, dai. Sì, al mare, mi sono fissata con il mare. Possiamo andare al Luna Park. No, mamma, si chiama Acqua Park. Sì, giusto. Stramamma. Dai, andiamo? Sì, mamma, andiamo. Allora, papà, me lo potresti portare su? Tu sì, certo, Francesco. Andiamo. Oh, grazie mille, prego, signora. Ah, siamo arrivati finalmente. Sì! Che bello, siamo arrivati. È già buongiorno. Buongiorno. Siete nuovi qui? Sì. C'eravamo venuti però l'anno scorso. Ok, quindi siete mezzi nuovi di quest'anno. Allora, potete, se volete, potete acquistare qualche cosa già qui nel negozietto. Denise, se vi può interessare qualche cosa, se vi manca qualche cosa, che qui ci abbiamo quasi tutto. Perfetto. Volevo comprare quasi tutto. Come quasi tutto, signori? Ma si può? Sì, certo. Ah, ok, quindi possiamo, non c'è alcun problema. Esattamente. Va bene, sì, dai, se volete. Non vi possiamo impedire. Oddio. Abbiamo una cuffia per la piscina. Queste cose piccoline per i bimbi. Oddio, mamma, mamma, ce li compri? Sì, infatti, ce li compri, mamma. Va bene, tesori, dai. Oddio, mamma, c'è un costume nuovo. Posso comprarmelo? Sì, dai, vi compro tutto quello che volete. Ok, quindi, mamma, non vogliamo farci il bagno con i pannolini. Lo so, tesori, che non vi volete fare il bagno con i pannolini. Che bello, fratello! Sì, infatti! Sono bellissimi! Wow! Perfetto! Allora, dobbiamo comprare pure qualcos'altro, ovvio, mamma. Mi devo comprare pure questo bellissimo vestito. Guarda quanto è bello!
Oddio, mi fate svaligiare tutto. Mamma, ci dobbiamo comprare io e papà un nuovo costume. Sai com'è. Se non sai com'è, me lo devo comprare pure io un nuovo costume, cioè. Sai. Oddio. C'è qualcos'altro che volete comprare? Sì, mamma, questo costume è bellissimo. Compriamo anche questo, sì. Oddio, questo me lo indosso subito. Non voglio più i costumi interi, ma che cosa stiamo dicendo? Cioè. Oddio, i tappini per il naso. Proprio quelli ve li potete scordare, tesori. Guardate, gli abbiamo svaligiato il negozio. Oddio, è vero. Vabbè. Prendete tutte le cose e andiamo. Quanto, signore, mi dica? Allora, sono esattamente 30 euro. Perfetto, tesoro, te li restituisco. Soldi per pagare tu. Certo, tesoro, non c'è bisogno che pure me li restituisci. Grazie mille, prego, signori. Passate. Dai, andiamo. Ah, che bello. I signori hanno svaligiato tutto il negozio. Dovrò ricaricarlo. Allora, dai tesori, mettiamoci qui. Che adesso mi entro un pochettino a giocare con le pistole d'acqua, dai. Sì! Cioè, pistola d'acqua, non credo che siano pistola d'acqua. Vabbè, papà, intanto ci riposiamo 3 secondi qui e fra un pochettino andremo sopra, nel secondo piano. Poi andremo al terzo e poi vedremo le giostre che vogliamo rifare. Cioè, sì, le giostre. Gli scivoli, queste cose che vogliamo rifare. Ok, il primo piano proprio, non credo che fare qualcos'altro, però vabbè, dai. Divertiamoci, sì! È bello che giocate con i vostri fratelli. Sì, che bello giocare! È bellissimo, mamma, prendiamo questa palla. Ma non è nostra. Non mi interessa, la prendiamo. Vabbè. È così bello giocare! Infatti, ah, tesoro, meno male che i nostri figli si divertono. Ah. Mamma, papà, venite con noi a bagnarvi i piedi? Sì, certo. Ah, è così bello stare tutti insieme, vero tesori? Sì. Sì, mamma, questa qui è la miglior giornata del mondo che possiamo fare. E già l'inizio è stupendo! Sì, lo so, lo so. Possiamo andare sopra? Perché ci saranno molti più scivoli. Ok, mamma, dai, andiamo sopra. Dai, prendete tutte le cose. Anzi, io e papà abbiamo sentito che c'è una sauna. Se volete, voi continuate a giocare. Io e papà invece andiamo nella sauna, ok? State attenti. Sia a voi, sia alle cose. Ah, che bello. Andiamo. Ah. Che rilassante. Però si sta sudando tantissimo. Ah. Abbiamo bruciato tantissime calorie. Perfetto, dai. Oh, prendiamo questa tovaglia. Che dobbiamo fare con tutte queste tovaglie? Solo servono. Intanto fatti bagnare. Oddio, è ghiacciata. È vero. C'è il ghiaccio. Ok, vai, prendiamoci questa tovaglia pure. Sì. Voilà. Perfetto. Allora, tesori. Sì, mamma, sì, papà. Abbiamo fatto la sauna. Quindi adesso possiamo tornare sopra, ok? Cioè, possiamo andare sopra, quale tornare. Ok, mamma. Dai, andiamo. Sì! Venite, va.
Vai, Chloe. Siris, sto arrivando. Francesco, Andrea, ci siete? Sì, mamma, papà, pure voi? Sì, quindi possiamo andare al secondo piano. Siamo arrivati. Sì, dai, andiamo. Sedia, sedia. Oddio, mamma, un'altra palla, prendiamola. Un'altra! Mamma, sono tutte bellissime, ce le possiamo prendere a casa. Le dobbiamo pagare per queste. Vi ricordo. Sì, pagare, pagare, pagare. Bla bla bla. Io voglio andare nella piscinetta dei piccoli. Che bello! Sì! Sì, divertiamoci! Ciao, come ti chiami? Ciao, io mi chiamo Ibiza. Ibiza, che nome è? È straniero. Non mi ricordo, è dell'Egitto, è egiziano. Ah, beh, ci sa. Piacere, io sono Chloe. Il tuo nome invece è americano. Ah, tu invece come ti chiami? Io mi chiamo Francesco. Il tuo nome com'è? Italiano. Ah, e tuo papà? Mio papà è lui. Ah, piacere, 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 piccoli. Volete giocare insieme a me qui nella piscinetta? Sì, ovvio. Divertiamoci, sì! Che bello! Mamma, papà, dove ci possiamo mettere? Non lo so, dai, decidiamo un punto. Oh, gli scivoli, sorella, dobbiamo andare. Sì, ovvio. Aiuto, dai, posiamo tutte queste borse. E divertiamoci. Posiamo pure la sedia. Io rimango qui. E io anche. Dai, tesori, noi vi guardiamo. Mi sento tornare piccola. Pure io, sorella. Ti ricordi quando eravamo più piccoli? Sì, ci divertivamo un mondo. Ah, che bello. Adesso però ci andiamo a mettere dove sono i piccoli. Ok. Dai. Allora io intanto prendo tutte le borse, ok, tesori? Sì, mamma. Tu intanto prendi tutte le cose. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Ci trasferiamo qua. Sì, dai. Ah, che bello. Chi c'ha le tovaglie? Quelle lì che si stendono. Non lo so, una tesoro l'avevo portata io. Ah, ok. Eccola. L'hai vista? Sì, l'ho vista. Allora, dai, prendiamo questo e mettiamolo qua. Vai. Allora, ma ti sei comprato pure una nuova borraccia? Sì, tesoro, l'avevo comprata prima. Avevi comprato tutto prima? Sì. Ok, adesso l'altra dov'è? Dovrebbe essere in mezzo a tutto questo. Eccola. Mettiamoci qua, vai. Allora, noi due tesori ci stendiamo. Voi rimanete qui, ok? Sì. Tanto pure io mi stendo. Tesoro, mi metto qui accanto a te. Magari io non mi stendo. Mi resto alzato per guardare un po' tutto. Ok. Dimmi tu quando ti vuoi stendere. Ah, che bello. Va bene, ciao Ibiza. Ciao ragazzi. Mamma, papà, abbiamo conosciuto una bambina. E come si chiama? Ibiza. Oh, un nome egiziano. Sì, era molto carina. Era simpatica? Ah, voglia. Meglio. Sono felice per voi che ci avete giocato e vi siete divertiti tutti insieme.
Infatti, mamma, è stato super divertente. Meno male. Dai, che fratello, costruiamo un castello di sabbia. Sì. Dai. Allora. Ok, abbiamo costruito tutte queste cose. Adesso le dobbiamo unire, però. Oddio, ho paurissima di sbagliare, che quindi distruggere il castello. Speriamo che non lo distruggiamo, ma che anzi lo facciamo il più bello di tutti. Infatti, fratello. Oh no, è leggermente difficile, ma non tanto. Oddio. Oh no, i pezzi non sono difficili da mettere dietro. Lo so. Ok, vai. Vai, sorella. Vai. Che ce la stiamo per fare. L'altro pezzo. Fratello, come vi ho messo l'altro? Difficili. Ok, vai, vai. Ce l'abbiamo fatta. Ultimo. Oh no. Ops. Vai, no, troppo. Vai più in qua. Perfetto. Vai con. Ma scusami, c'è un pezzo in più. Sì, abbiamo creato un pezzo in più, penso. Non lo so, sorella. Penso proprio che abbiamo creato un pezzo in più. Ok, quindi questo qui lo cacciamo. Mettiamo questa. Qual è il nostro colore? Allora, il colore preferito insieme è il giallo. Quindi mettiamo il giallo come prima bandiera. Sì, dai. Mettiamo la bandiera gialla. Quindi quella verde la mettiamo così. Quella gialla. La mettiamo in cima! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Ma questo pezzo in più non è in più. Dov'è? Non lo so. Oddio, come lo mettiamo? Non lo so dove lo possiamo mettere. Vabbè. Lo mettiamo. È un pezzo in più, basta. Basta. Mamma, papà, guardate quello che abbiamo creato. Oddio. Oddio, wow. Ma è gigante. Bravissimi. Grazie, mamma. Grazie, papà. Grazie, fratelli. Dai. Adesso andiamo al piano di sopra. No, mamma, aspetta. Non abbiamo provato gli scivoli. Ah, è vero. Dopo andiamo al piano di sopra, ok? Il piano di sopra è quello più bello, se non sbaglio. Allora, io porto questo e io porto questo. E devo portare i bambini, vai. Papà, dove metto tutte queste cose? Dentro la mia borsa. Dentro il mio borsone, vai. Andiamo tutti al piano di sopra. Ciao Ibiza. Ciao Clau, ciao Francesco. Ciao. Andiamo tutti sopra. Ah, vai. Sì, andiamo tutti, tutti, tutti sopra. Vai, andiamo, papà. Siamo arrivati. Andiamo prima di là o di qua? Non lo so. Andiamo prima di qua, dai. Mamma, qui ci sono gli scivoli giganti. È vero, sì. Appoggiamo tutte le nostre cose qua. Sì. Dai, appoggiamole. Ok, possiamo andare tutti sopra. Venite, tesori. Cosa aspettate? Sì, stiamo arrivando. Fratelli, aspettatemi. Sì, certo. Ci mancherebbe se non ci aspettavamo. Saliamo tutti sopra. Che bel posto. Scendo. Dai. Oddio, altre tovaglie. Ricordatevele. Sì, vabbè, le vado a mettere. No.
Ma quante cose stanno comprando ancora? Per un coso delle bibite, vabbè. Sto arrivando. Andiamo tutte! Se... Aiuto! Dai, andiamo di nuovo. Io pure lo devo fare. Vai! Olè! Che bello ancora! Fratello, scendiamo insieme! Sì, vai! Oh, facciamo gli spazi! Sì! È stato divertentissimo! Dai, possiamo concludere qui la giornata? Prima idromassaggio. Avete ragione. Vai con l'idromassaggio. Sto scendendo. Attenzione che sta scendendo mamma. Ole. Andiamo. Oh no, il mio cappellino. Andiamo mamma. Andiamo. L'idromassaggio. La penultima cosa di questo giorno meraviglioso. Che ore sono? Sono esattamente le 7, le 5. Il parco chiude alle 7, quindi abbiamo ancora 2 orette che la passeremo nella piscina normale. Ok. Ah, che bello rilassante questo idromassaggio. Ma adesso andiamo qua, andiamo sotto. Scendiamo con gli scivoli. Siccome non dobbiamo più tornare. Infatti. Vai, io scendo. Vai. Siamo scesi tutti. Ole. Possiamo andare. Siamo un pochettino bagnatucci, però vabbè. Papà, te la porto io la tua borsa, ok? Io intanto porto tutte queste cose che ci sono tantissime. Proprio tante tante cose. Vai. Trasferiamoci da questa parte. Ah, che bello stare. Ragazzi, andiamo qua. Restiamo qui, infatti.